voilà. Allora, vediamo di rispondere un po' di cose. Quindi, anche la seconda domanda riguarda Adobe Spark Post. Perfetto. Allora, intanto vi dico di tenere sotto mano. Aspetta che condivido lo schermo. Intanto tenete anche sotto mano, qui a Gotham, nel capitolo di riferimento, potete tenere sotto mano questa paginetta, tutorial strisce con Adobe Spark Post. Perché in caso di dubbio, magari questa paginetta vi può dare qualche breve indicazione, però è una paginetta essenziale, quindi non è che sviluppa tutto il. Io l'ho letta con attenzione, Sì. sono andata nel sito indicato, solo che mi Sì. propone o qualcosa a pagamento, oppure mi dice che è valido soltanto per iPhone, iPod e quindi non per PC. Mi dice questo. Ah, no, 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 è valido per tutti i computer e ti devi semplicemente iscrivere. E non so cosa hai fatto, ma comunque ti devi iscrivere, si sono iscritti tutti e ne Sì, fruisci qui mi sono iscritta. gratuitamente. Sì, qui sono iscritta Ok, con la mia mail. perfetto. E allora tu che cosa fate? Allora, giusto per cominciare a rispondere alle prime due questioni. Voi con il tasto più, qui, più, non avete scritto Adobe Spark Post, Adobe Spark Video e Adobe Spark Page, come se voi aveste un iPad, ma le applicazioni sono queste tre, solo che sono raggruppate qui dentro, non attraverso il nome dell'applicazione, ma attraverso quello che possono fare. Quindi, per esempio, volantino, storia Instagram, post Instagram, post Facebook, collage sono Adobe Post. Tutte queste cose sono Adobe Post. Pagina web è Adobe Page e poi video è Adobe Spark Video. Avete capito? Quindi il volantino, la storia di Instagram fino al collage sono delle grafiche, quindi Adobe Spark Post. Che vuol dire poster in sostanza. La pagina web starebbe per Adobe Spark Page e il video per Adobe Spark Video. Poi abbiamo qua sotto grafica di dimensioni personalizzate. Questa è Adobe Spark Post, è sempre post questa. Quindi sia per creare la striscia che per creare la copertina possiamo partire dalla grafica di dimensioni personalizzate. Come si crea la grafica della copertina? Cioè, come si crea la striscia? La striscia noi mettiamo, perché facciamo anche la grafica della copertina. Inseriamo 3000 pixel per, non so, 5-600, così, 600, più o meno così. Poi avanti e abbiamo la striscia. E voilà, questa è la striscia. Qui cambiamo il nome. E poi con il solito sistema inseriamo le icone e tutto il resto. Prima però scegliamo i colori, la palette dei colori che è molto carino. Prima o dopo, insomma, a me piace anche vederla prima a volte, no? Scegliete colori più caldi, più freddi. Magari un bello sfondo arancione così e poi inserite le vostre icone e insomma le sistemate come vi ho fatto vedere l'altra volta. Non devo ripetere questo passaggio, penso, no? No, no, questo passaggio no, era soltanto come arrivarci, ora ho capito come si ci arriva, grazie. Perfetto, bene. Allora adesso ritorniamo indietro. Anzi, sempre anche stando da qua, noi tasto più, dobbiamo creare, cioè adesso la copertina. Allora, anziché
credere una grafica di dimensioni personalizzate, che non sappiamo qual è la misura della copertina. Scegliamo non lo so, un post di Instagram, va benissimo, un qualsiasi elemento grafico che ci dà una dimensione, che noi non sappiamo qual è, non ci interessa. Ma se scegliamo il fumetto 4 terzi come base, sappiamo che la copertina è 4 terzi, quindi faremo così, scegliamo l'opzione ridimensiona. E cerchiamo 4 terzi. Ecco, da qualche parte c'è. Allora, 16 noni, 4, eccolo qua. 16 noni, widescreen 4 terzi o 3 mezzi o quadrato 1 a 1. Quando create il libro, no? Vi dice quali sono i rapporti tra la base e l'altezza. Quindi noi scegliamo 4 terzi e lui già sistema la copertina come se fosse quella che noi abbiamo bisogno, o 2 terzi anche, non so se vogliamo il libro verticale, dipende. Poi qui sulla sinistra possiamo anche scegliere un modello, così per cominciare a lavorare, una cosa che ci piace, non so, mettiamo questa, crea da questo modello. E poi qui ci sbizzarriamo, cambiamo le icone, modifichiamo la palette dei colori, togliamo degli elementi che non ci interessano. Spostiamo. E abbiamo già cambiato qualche cosa, no? Per esempio. Cioè, facciamo quello che ci piace fare e leiamo anche all'interno di un progetto. Possiamo cambiare la forma anche qua. E così via. È difficile, diciamo, ottenere un brutto risultato perché la combinazione che ci propone è studiata per una buona composizione. Bene, poi non so se ho risposto abbastanza qui, se avete domande. Per me sì, grazie. Bene. Io invece avevo una domanda su Book Creator. Perfetto. Qual è la Perché, domanda? Sì. allora, sono entrata lì dall'altro computer, dal Mac, perché qua non potevo. Ho iniziato a pasticciare su una pagina con i disegnini, eccetera, però ho Sì. Sì. trovato o l'annulla, nel senso faccio il disegnino, non mi piace, lo annullo subito invece di cliccare fatto, o Sì. la gomma, ma non ho trovato come c'è magari, non so, in altre applicazioni, la possibilità di selezionare. Vabbè, anche se non c'è niente, non importa. Creiamo una cosa. Allora, io creo un libro. Esatto. Qualsiasi, sì. Sono Poi andata a dicevi? scegliere le penne per Sì. disegnarci. E poi però una volta che gli dici fatto,
Tutte le cose che hai fatto sono un tutt'uno, non hai una frecciolina per dire no, tolgo questo elemento, devi andare proprio di gomma, se non ho capito male. Allora, vediamo, disegniamo qualcosa così. E poi dicevi, quindi una volta che tu hai fatto un disegno, giusto? Allora, o se decido subito che l'ultima cosa aggiunta non mi piace, gli faccio nulla e lo torno indietro, va bene. Se invece adesso gli dico fatto, Sì, fatto. poi magari dico, no, caspita, mi è venuta male la testina dell'omino, no, lui ha preso tutti insieme. Sì, lui l'ha messo tutto insieme, sì, certo. Quindi devo andare a selezionare la gomma per prendere il pezzettino eventualmente. Devi fare Esatto, doppio clic, prendo la gomma doppio e faccio. clic e entri e poi sì, esatto. Esatto, ma non c'è Però questo, invece. no, perché questo è uno strumento molto semplice che ti serve per fare una cosetta così. Se invece tu vuoi proprio fare dei disegni, allora ti conviene usare un'applicazione di disegno e poi importi il disegno Sì, perché io virtuale, usavo sì. Corel Draw e quindi ero No. abituata lì che. Certo, no, se usi Corel Draw e sei capace di usare Corel Draw, disegni fa di con Corel Draw, ovviamente. Ok. È carino, diciamo, il fatto che puoi usare queste icone così, no? Se hai Io ho bisogno, ecco, visto. come C'è anche elementi. quello che tu inizi a fare un pastrocchio e lui decide, volevi forse Esatto, sì. disegnare? Sì, volevi forse disegnare, certo. Esatto, e poi vi ricordate che se voi aggiungete una registrazione qui, una registrazione. Pronto, ciao a tutti, come state? Poi vi ricordate che potete far parlare il cavallo, no? Selezionando l'icona della registrazione e dal pulsante I invisibile quando si legge. Quindi praticamente potete far parlare le persone, gli animali, gli oggetti, i loro versi, i rumori, eccetera, eccetera. Ah, me l'ero dimenticata, è vero, bello. Sì, è più carino così che non far vedere proprio l'icona, perché sembra per deficienti, no? Far vedere l'icona. Come quando c'è scritto schiaccia qui, fai questo, vai, insomma. L'interfaccia va scoperta, l'interfaccia scoperta è quella più simpatica, perché tanto fare clic o tap non costa niente, fai due o tre tap così e capisci su se hai a che fare con un'applicazione interattiva oppure no. Carino. Bene, poi Certo, però altre. non mi hai Sì. fatto, no, non mi hai fatto vedere però come si doveva fare. Come la copertina, come inserirla, volevo proprio vederlo. L'ho capito come si fa, No, ma però volevo vederlo. inserirla fai importa e importi qua da Ok, sì, file, va bene, allora ho file, capito, va bene. file, importa e poi vai a cercare Ok, la copertina. va bene, sì. Facciamo finta che sia stata questa. Vabbè, questa adesso non c'entra niente, ma comunque, perché non l'abbiamo salvata l'altra, vi ho solo fatto vedere così come si crea, però il post tu lo salvi, no? Lo registri nel tuo computer e poi lo importi col tasto più importa. Invece una cosa interessante è l'incorporato. Allora, facciamo attenzione a questa cosa qua, che adesso cerco di mostrarvi. Io ci ho provato sulla pagina, aggiungendo qualcosa nella pagina del libro di Poison Ivy. Adesso non ho controllato se sono Sì. riuscita. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Come si incorpora da Adobe Spark il contenuto
Allora, non so se ve l'ho fatto vedere, beh, questo in ogni caso è una pagina, anzi una serie di, sì, una landing page creata con Adobe Spark. È un racconto fotografico su John Steinbeck, va bene, e su un paio di libri che lui ha fatto. Allora, come funziona? Condividi, pubblica e condividi, d'accordo? Poi qui abbiamo delle opportunità diverse, cioè abbiamo copia il collegamento oppure incorpora. Allora, cominciamo a copiare il collegamento. Se adesso avendo copiato il collegamento, quindi vi è chiaro, sono andato forse un po' troppo in fretta. Allora, ho creato la pagina con Adobe Spark, no? La pagina web. Adesso io la condivido, quindi condividi, pubblica. Pubblica e condividi. Mi dice aggiorna il collegamento, va bene, lui aggiorna il collegamento perché magari abbiamo fatto delle modifiche, quello che è, e poi ho due possibilità. Posso copiare il link del collegamento che sarà la URL che appare qua, cioè che apparirà qui al lettore. Oppure, adesso ci mette troppo tempo, non mi interessa, oppure l'altra possibilità è quella di incorporare, ma adesso noi prendiamo proprio il link, questo, copia il link. Intanto questo link, ma ho visto che l'avete capito nei forum, non c'entra niente con questo, perché il link che avete qui è il vostro link di autori e quindi nessuno potrà mai vedere il vostro lavoro se voi copiate e incollate questo link, cioè la URL che trovate qui in alto. Lui deve proprio pubblicarlo, ne deve creare un'altra che sia visibile e solo visibile e quindi non modificabile agli spettatori. Quindi l'abbiamo copiata. Poi vediamo che cosa succede all'interno del nostro ebook. Quindi qui, anzi in una pagina nuova, bella bianca così, qui noi vogliamo inserire non solo il link, cioè vogliamo fare una cosa così. Per cui siamo Arda John Steinbeck, poi facciamo così, poi prendiamo il link, lo incolliamo qui, no? Come fate anche nei forum, e poi diciamo, cioè non vogliamo fare cosa così, vogliamo che in qualche modo proprio la pagina si veda all'interno, si veda come pagina. Allora faccio un'altra operazione, più, importa, ed è import, scegliamo un collegamento incorporato. E quindi basta incollare quello che abbiamo creato e il risultato è questo qua. Aggiungi. Che è meglio che non. Se facciamo il play, come lo vedrà lo spettatore? Farà clic qui, gli si apre una finestra, sovrapposizione senza mandarlo da nessun'altra parte, e sovrapposto al libro vedrà il contenuto. Tuttavia, è sempre bene anche inserire il link. Specialmente se poi noi scarichiamo il libro e lo consegniamo come libro. Quindi ridurremo un po', non importa, così, anche così va benissimo. Adesso perché uno non gli funziona questo, funzionerà quello. Ha due alternative. Vi è chiara la procedura? Vedo che Daniela mi prende appunti. Scrivi, Daniela, scrivi, è scritto? Cosa hai detto Daniela? Legge voce, Daniela, legge a voce alta quello che hai scritto. Allora, ma io, Legge a voce alta. no, vabbè, io ho il mio progetto. Vado nella parte di condividi e pubblica. Quindi ho un link. Copio questo Sì. link, lo metto nella parte dove è indicato incorpora i miei libri, giusto? Sì. Ok. Poi nel più mi pare
più Ok, importa, importa. più importa, Ok. importa è incorporato. Incorpora. Ok. E qui includi Ok. il link. Daniela, però che allora, hai preso appunti, bravo, bravo, bravo. Puoi Posso controllare allora se io l'ho fatto giusto o sbagliato nel libro di Poison Ivy, nella mia pagina. no, adesso non ricordo più con quale accanto le ato quella foto. E quindi qui, la vediamo, perché non mi ricordo proprio. Esco da qui. In viaggio, Antonella Venezia. Questo qua era. Ok. Qui avete creato un sacco di qua dentro. Sì, io sono in Poison Ivy, Sì. quindi. Poison Ivy. Bene. La pagina 10, credo. Sì, è quella lì, la 10. Prima, era prima sta. Flavia Kelly, eccola qua. Oh, bene. È a posto, mi sembra, no? Hai Quindi e inserito? Sì. cliccando sul PDF funziona. Sì, guarda. Adesso facciamo il play. Facciamo play, faccio clic qua sul PDF, si apre il PDF con il famoso cugino americano. Allora no, l'ho capito. Questa sei tu? Missione Sì. proprio. Flavia Cheironi in missione. Sì, questo era l'ebook creato, la foto story. Esatto. Se sì, fotografie, sai, ogni grafo può essere tranquillamente rappresentato a fotografia. Ok, io ero rimasta ai 6 della regola. Sì, no, certo, però sai, come vi ho già detto, credo, almeno adesso non mi ricordo se ve l'ho detto, te lo dico, queste regole servono per stimolare creatività. Poi quando uno poi ci si scontra e si abitua a seguire queste servono sia per stimolare la creatività e anche per mettere ordine in chi invece vuole sempre fare l'anarchico, no? È a modo suo. Quindi serve per queste due cose. Entrambi questi casi servono per stimolare la creatività, queste. Poi, quando uno è cimentato, ha visto quello che è fuori, allora poi può. Però in questo caso, cioè nel caso che ci sia appunto un mite di sei pari, allora non è che devi comprire tutto il testo in modo che, cioè sono sei pagine, in realtà sarebbero 200 di cartelle editoriali, no? Allora bisogna tagliare, perché questa operazione serve proprio anche per porci di fronte a una questione che tolgo. Togliere è la cosa più difficile. Perché è la cosa più difficile? Perché quello che noi creiamo ha a che fare con i nostri stati d'animo, la nostra personalità, i nostri stessi sentimenti. E dunque, se noi togliamo qualche cosa, è come eliminare qualcosa di stessi. E non è bello questo. È come, lo so, se ti dicessero togliti un dito, tanti 10, perché il dito fa male, vedi, è fisico, no? Però l'inconscio non è che lingua, tra il dito e una fotografia o un testo cui sei affezionato, e per lui è la stessa cosa, è sempre una perdita. E quindi l'opzione più difficile da fare sempre è quella di togliere. Sì, vero. Infatti avevo già pensato poi quando lo utilizzerò magari per la scuola di aggiungere le cose che avevo tolto. Dovremmo invitare poi i colleghi di
colleghi a completare o a togliere le pagine, chiaramente, ma c'è tempo, naturalmente. Vediamo se la sono cavata al Central Arc. Daniela Vine, organizzata, allora l'altra volta, Alessia Marina Dia, qua presente, sono tutti questi. Vedi, presente, Sandra Maria Dia. Non ho Sei, completato. no? No, ma non mi importa, guarda, capiti a fagiolo, come si dice. Quindi io faccio un doppio clic qua, chiappo questo link, lo copio. Poi faccio tasti U, mia, importa. E adesso dove va? Dimmi tu. Bravo. Incorporato. E lo qua. Vediamo che succede. Aggiungi questa. Questa è la tua pagina. Sì, Cioè esatto, questa. sarebbe, non è una pagina web, in questo caso è filmato. Sì, un filmato. È il mondo in cui viviamo. È Eh il mondo. sì, certo, me lo ricordo. Perfetto, questo qua. Quindi Perfetto. tu lo potrai anche fare qui, per esempio. No? Questo riduci, tanto serve solo a fare presenza. Lo puoi anche mettere qui sotto. Perfetto, grazie. E questo fatto, fai lo allarghi fino a qui e quindi restringi qua il riquadro. Esatto. Ed ecco il risultato. Visto, abbiamo subito risolto un caso. Un Grazie. caso peraltro molto difficile, anzi molto difficile, come diceva l'ispettore Zoo, perché la pantera rosa colpisce ancora. Poi, vediamo, eccomi chi è. Eccomi, Angelo Zeto. Eccomi. Dovete dare una raddrizzata allo Zeto, Angela. È come Antonina, Angela, è una collega, Antonina, d'Angela, che è sempre al contrario. Magari siete in gruppo insieme, magari in quel gruppo siete tutti al contrario, chi lo sa. Siamo nello stesso gruppo, vedi? Ah, vedi? Ho detto c'è un virus, attenzione, che lì le cose si capovolgono. Pensando ai pipistrelli che stanno a testa in giù, era giusto. Giusto, 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 giusto. In effetti da quella teoria che il male si identifica con l'essere umano quale vive e viceversa, no? E prendono dei caratteri anche somatici simili. Altre Alberto, questioni, Suole? ciao. Se hai risposto ad altre cose, volevo sottoporti io una domanda. Io al momento non ho fatto nessuno degli altri compiti, ma tanto tu hai detto che Ah, mi posso cosa stare hai detto? tranquilli. Ah, mi freghi, sono tranquilli. Respira. No, però invece ho fatto una prova di una striscia e cioè, la volevo sottoporre, ma perché mi interrogavo, Bene. so che è chiaramente una domanda che uno dice i grafici anche dopo 30 anni magari non hanno trovato risposte a questa domanda qui, però era un po' giusto due indicazioni se Sì, possibile. vuoi condividere lo schermo? Come facciamo? Sul pieno vuoto. Allora io l'ho caricata, Daniela, scusami, lo chiedo a te perché so che tu sei sul pezzo, come si chiama quella cosa del forum dove si mettono tutte le cose, lì quando c'è la striscia del Parco Nord. Allora, crea, tu dici gli esperimenti, no? Crea e aspettane. Che vado. Crea e sperimenta, mi pare. Adesso ce l'avevo sotto mano prima, te lo dico. È comunque il primo forum che trovi quando entri nel gruppo. Adesso te lo dico subito. Devo condividere io, Alberto, o tu lo stai No, smanettando? se vuoi, no, vivi tu direttamente, ti Si chiama do. Prove ed esperimenti vari.
Aiuto, aspetta che provo, prima devo cercarlo perché non sono adesso sulla. Ah beh, se la vedo io, ma preferisco. Adesso vediamo chi arriva prima. Che gruppo sei? Non ricordo mai. Park. Ok. Prove di esperimenti vari. Sì. Alessandra Micoli, fantasia sperimentale. Sì, la storia del Central Park. Sì. Ciao, buonanotte del Central Park e del Parco Nord Milano. Sì. Ah, sì, la striscia del Parco Nord. Allora, dov'era? Ah, eccola qua, questa. Vuoi che la mostri? Sì, così almeno anche chi non è del. Eccola. Allora, questa è la striscia, Sì. giusto? La riconosci Sì, come opera tua? Lei, Micoli, riconosce questa striscia come sua opera, eccetera? Bene, qual era allora. il tema? Sì. La domanda è questa, cioè appunto avevo visto quella di Cappuccetto Rosso e mi piaceva molto, no? Questa Sì. idea di raccontare storie così. Sì. Allora, non so, mi è venuto in mente di raccontare la storia di Parco Nord Milano per icone. E chiaramente a guardarla da un lato mi diverte perché le icone sono divertenti, però mi sembra evidentemente un minestrone allucinante che mio marito ha Allora, capito. vediamo che cosa io farei. Poi sai, naturalmente poi ci sono stili, gusti, eccetera. Però intanto più icone ci sono, no? E più risulta meno decifrabile l'immagine. Perché che cosa hai fatto tu? Hai aggiunto tante icone per creare una immagine attraverso una composizione di icone. È il principio che è sbagliato, perché l'icona è proprio l'essenzialità e quindi va usata in modo pulito. Una icona oppure un insieme di icone uguali per mostrare il bosco, la fabbrica, no? Così, altrimenti, se tu vuoi mostrare un'immagine, devi usare un'immagine, perché un insieme di icone poi diventa un casino come qua, anche se la guerra è, no? È chiaramente un casino. Allora, io cosa farei? Per esempio, non so, valuterei il fatto che magari puoi lasciare una striscia di fabbrica qua con gli omini e gli aeroplanini, no? Quindi toglierei magari una striscia in modo che hai più spazio, manterrei uno spazio bianco tra gli uni e gli altri simili, oppure raggruppi tutto, dipende da come viene, esposti tutto al centro, sono tutti tentativi che vanno fatti. Poi qui semplificherei completamente, perché? Perché l'immagine di un aereo che butta delle bombe è già un'immagine forte, no? Quindi in realtà basta mettere una casa diroccata che puoi trovare da qualche parte, nelle icone con delle ricerche le trovi, è sufficiente una casa diroccata e un bombardiere che la bombarda, o due o tre case in fila con un bombardiere o due che la bombardano, senza bisogno di mettere il fuoco e tutto il resto, perché dà già l'idea di che cosa. Poi qui non so se ci sono due strade perché ci sono due ingressi, due cose da fare, oppure perché una porta da questa parte e una porta a quella. Questo non lo so, lo sai tu. Se ci sono strade che portano in luoghi differenti, allora le devi spostare. Magari questa la metti un po' più in alto e la allinei, questa un po' più dall'altra parte, in modo che non diano l'impressione di portare nella stessa direzione che è questa. Vedi, ma se è così, una porta dentro il bosco e l'altra porta nella riserva, invece dove si trovano gli animali. Questo disegno, no, questo indica il fatto che c'è un,
non lo so se vuoi dire che vuoi, è un luogo racchiuso, no? Però se tu già metti, però copre un po' le icone che sono sotto, quindi no, non so che cosa vuole rappresentare, se il lago o qualcosa del genere. Sì, teoricamente era un laghetto, non avevo trovato delle icone più carine, però c'è da cercare. Sì, allora lì bisogna vedere, lavorare sul colore, perché questa rana viene un po', si confonde un po' con il bordo del lago e queste tartarughe sono sotto. Quindi dentro l'applicazione tu hai sulla parte di destra, quando tu selezioni un'icona, ti appare una finestra fluttuante, una palette fluttuante. Questa palette fluttuante ti consente di duplicare le icone, qui l'hai fatto, no? Ma ti consente anche di spostarle di livello e quindi di mettere, per esempio, il laghetto in fondo e quindi portare sopra le rane, in modo che le rane, le tartarughe, eccetera, appaiano come poste sopra il laghetto. Poi gli cambi colore, animaletti, risulta ancora evidente quello. Ecco, io farei solo così, niente di che. Ok, no, ma va bene, Lo l'indicazione. schetto va benissimo, è perfetto, gufetto anche. Anche questo dovresti mettere su pianta, oppure se sta sul letto lo copri sul laghetto, perché sarebbe bene, per esempio, che spunti a civetta e quel gufo, no? Giusto? Non sbagliarti, che sennò poi Daniela ti fa il mazzo. Sì, esatto. No, va bene, grazie. Bene. Sì. L'indicazione è utilissima, visto che poi dopo devo lavorare, se no Daniela e Roberta, che sono attivissime, mi richiamano all'ordine. Quindi. E senti una cosa, è molto interessante questa storia. È molto interessante. Questo che cos'è? Di che disegno lo hai fatto? Scusa, la domanda, hai detto questo, che cos'è? Cioè, che edizioni ha? 3000X e 3005, così? Ah, e cos'era quello 3005, mi sa, quello che avevamo, che ci avevi consigliato Perfetto. a Allora, recuperare. ascolta una cosa. 3500 è molto lungo, quindi vuol dire che tu puoi ridurre molto tutte le icone qua. Non devi considerare che quello che tu vedi è questo, che è una striscia 3005. Ti faccio vedere una cosa che non ho mostrato l'altra volta, ma è importante, cioè come voi poi mostrate la striscia, fate vedere dunque. Allora, io prendo, ne apro una, sì. Io apro questa striscia qua. Ecco, in realtà fermo, appare molto, molto più grande, vedete, proprio scorrere. Vedi? Quindi quando parlo con la striscia, la posso scorrere qui. Posso vedere varie parti, la posso utilizzare per fare appunto filmato, e qui devo inserire queste icone. Eccole, queste icone sono molto piccole delle tue. Come faccio a mostrartelo? Sono più piccole perché, allora, la lunga è uguale della striscia, questa è uguale a questa da un punto di vista pixel. Ma qui vedi che sono molte più, perché sono molto piccole delle tue. Perché? Perché in questo spazio che tu hai, te puoi rimpicciolire tranquillamente, puoi mettere altre, e quindi, per esempio, potresti anche inserire piccole didascalie, che possono dire qualche cosa, no? 1941, no? Hai dei dati? Sai, i dati potrebbero essere interessanti, come alberi distrutti, so. Queste cose qua colpiscono molto, no? 50 amperai prima e dopo invece non più niente, no? Ora qui hai, non so, 7000 luci diverse, che ne so,
150.000 persone al mese che visitano il parco, quindi come proprio cambiato, senza scrivere la storia, vedete, solo dei piccoli testi. Perché? Perché questa striscia è molto lunga, quindi voi dovete ragionare sul fatto che in realtà è molto più lunga di quello che appare. Praticamente è come se fosse una cosa così, quindi che poi si scorre e si vede bene e non perde la definizione grafica, non perde, perché queste sono icone vettoriali che mantengono il loro aspetto e la qualità dell'immagine. Ci sono dei limiti alle dimensioni delle strisce. No, puoi metterle lunghe come vuoi. Però poi non ti serve molto perché una striscia poi molto lunga diventa anche molto pesante e non la monti bene su pagina web, poi te la rimpiccioli troppo, non la monti bene all'interno del filmato se crei un film. Quindi no. 3.000, 3.500, così è la dimensione giusta, anche 2.500. 2.500, 3.500 è una dimensione giusta. Giusta per poter avere tante icone piccole e quindi poi quando la fai vedere, specialmente se tu la salvi in formato PDF, poi la puoi usare proprio come strumento di presentazione per dei corsi, per dei seminari, per spiegare, non so, un'attività, eccetera, quindi non solo per montarla all'interno di un'altra struttura, un libro o una pagina web o un film. Infatti, a questo proposito, Sì. ho un vuoto. Com'è che si trasforma questa striscia, quindi No, non si PDF? trasforma, no, 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 no. Ah, Non ok. si trasforma in un film, il film bisogna farlo. E Bisogna quando ce farlo lo e farai fare a proposito del webinar su come si trasforma? Grande, vai, ti Io voglio piace, partecipare, sì, lo voglio eh? fare. Sì. Guarda, pensavo di farlo domenica dalle 23 alle... Sì? Va bene, ci sono. Sì, Sono perfetto. Domenica alle Va 23, perfetto. bene, Sì, solo ci che adesso vi siamo. devo salutare. Dai, facci Penso sapere che lo quando lo farò faccio. settimana prossima, va bene. Va bene, io lo voglio partecipare. Mi Però interessa. diciamo sì, poi vi dico anche quali programmi utilizziamo e tutto, e come fare. Sarà come un webinar un po' impegnativo, perché non è una trasformazione, noi dobbiamo proprio Montare, sì. montare un film, quindi con la suona sonora, registrazione della Ma voce, la è un musica. instant video? No, 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 No. questo è un film proprio, un film in Ah, piano ok. sequenza, e non si può usare l'applicazione Adobe Spark. E che Useremo, programma si dovrà utilizziamo usare? Adobe Rush, poi tutte le applicazioni. Però comunque, anche se poi voi userete magari altre applicazioni, vi piacciono di più, eccetera, eccetera, però con quello che vi insegno dal punto di vista della struttura, cioè di come si fa, poi con quello voi usate tutte le applicazioni che volete, chiaramente. Ma ce lo Invece. insegni pure come si fanno i podcast? Quello che è. No, il podcast ci vuole pomeriggio, no, per fare una cosa Ci fatta vuole? bene, ci va un Non ho pomeriggio capito. intero, ci va un seminario di 4 ore per fare una cosa fatta bene, oppure due incontri lunghi. Non penso. Vabbè, lo facciamo a giugno con l'altro, no? Non lo so, vediamo. Invece, se uno Vediamo, la vediamo. striscia la volesse Antonina, poi. Antonina Venezia, Vabbè. io ti annego nella laguna, Antonina Venezia. Invece, se uno la striscia la volesse, per dire, stampare per far vedere appunto cartacea, che dimensioni dovrebbe avere? No, la lasci così e la stampi su una pagina A4, ma posta orientalmente, quindi non per
stampata in verticale, ma è stata orizzontale. E tra l'altro puoi fare anche così. Puoi, per esempio. Vediamo. Vi faccio vedere subito. Già cambiato. Perché poi quando uno se la scarica sul computer, che formato Ha formato JPEG, formato ha? PNG, quello sì. Ecco, guardate, questa è una pagina A4, applicazione di scrittura che è quella che uso io, si chiama Pages, ma è come Word, eccetera. E cosa faccio? Io prendo la striscia, la porto su, vedete? La posso anche allungare fino a qua. Ecco, e ne stampo due o tre per pagina, o anche di più, vediamo. Anche così va bene. Potresti fare una storia lunghissima allora, perché se ogni striscia è un capitolo, già sono Esatto, quattro certo, capitoli. brava, brava, esatto, esattamente, certo. Tosto, bello. Sì. Poi se lavoro con gli studenti così, che hanno anche una buona vista, allora la tengo anche in verticale, la classica pagina 4. Ecco, la tengo anche in verticale così. E quindi ce ne stanno anche di più. E se le distribuisci, praticamente, in questo caso ce ne stanno una, due, tre, quattro, cinque, sei per pagina. Se le distribuisci a 30 persone, poniamo. Con 5 stampe tu hai le strisce per 30 persone. Bello. Basta stamparlo su un foglio adesivo, ovviamente, no? E compri la carta A4 adesiva, poi da una stampante laser a colori qualsiasi, non c'è neanche bisogno di andare in copisteria per fare questo lavoro. Bella storia. Sì. Oh yeah. Va bene, io Allora, lo saluto. avete portato un po' di roba a Saccapelo, no? Niente, siete degli hippie del Kaiser voi. L'unica è Flavia Caironi, che l'ho vista lì in mezzo alla natura, così. Sembra un po' lì. Va bene, vi Antonina. saluto, devo andare. Ciao a Ciao tutti, Antonina. va bene? Ciao, Ok, ciao. 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 Va bene, Alberto, non sì. so se te l'hanno chiesto, ma di sicuro sì, perché mi sono agganciata 10 minuti dopo. Ma la Dimmi. questione del Book Creator che non si apre se non hai lo schermo grande è Ah, questo stata non lo sapevo. risolta? Non la conosco questa questione. Cioè, Book Creator non funziona se lo schermo è piccolo, Sì, ti da dice il computer. programma, ti dice che il browser non è supportato. Ti consiglia di mettere schermo intero, ma anche se lo metti non ti si apre il Book Creator. Ma perché? Da che computer viene usato? Un computer con uno schermo piccolo? Sì, non ho un computer molto grande, è un 14 pollici. Da quello dell'ufficio, che invece è un 16, si è installato tranquillamente. Ma quindi il problema Ok. è proprio la dimensione. Sì, guarda, è un tema che io non conoscevo perché io lavoro con tre monitor molto grandi, quindi non ho mai sperimentato questa cosa. Ok, allora è proprio la dimensione proprio del... Sì, Ok. se hai un tablet puoi scaricare l'applicazione dal. Non so se funziona anche per Android iPad, come la cosa.
Però so che c'è un'applicazione e quella deve funzionare per forza anche su uno schermo piccolo, perché ovviamente i tablet sono più I tablet piccolini. sono piccoli. Sì, allora provo di lì, provo lì. No, per ora ho provato su Non la quello dei conoscevo 15 questa funziona. cosa. Ok. Anche se hai un monitor piccolo, 14 pollici, no? Guarda se puoi fare una cosa di questo genere, dalle preferenze di sistema, da qualche parte, non so che Sì. sistema usi, monitor, Monitor. e scegli di cambiare la risoluzione, vedi? La metti Ok. più grande, così inganni l'applicazione. Lei pensa di avere a che fare un monitor grande. Ok, questo Controlla ci se... provo. È Perfetto, l'unica... grazie mille. Figurati, è l'unica idea che mi viene in mente. Sì, ok. Sì, no, vabbè, se no uso quello dell'ufficio. È che a casa era più comodo sul divano, come dicevi tu. Lo so, esatto, così queste cose qua le devo farle senza stare inchiodati Sì, alla sono d'accordo. scrivania. Se Sono d'accordo. no, porti via il computer dall'ufficio, te lo porti a casa. Poi Ah, ma adesso provo col tablet e vediamo. dire è stato il tuo collega. No. Sì. Ok. Va bene, allora, signori, anzi signore, signore, come dice Alfred, c'è qualche altra cosa? Ci salutiamo, direi. No, adesso c'è da lavorare, 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 provare, 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 provare e vai. Sì, noi dobbiamo fare quindi, diciamo, di cose nuove. Cose per approfondire così, la trasformazione della striscia in un film, quindi la creazione del film, giusto? Che è un film in piano sequenza, come si dice, film in piano sequenza. Questo lo possiamo fare settimana prossima, magari. E poi rimane in sospesa la questione della creazione di buchi interattivi, magari fra un paio di settimane puoi tornare di là. Le persone magari possono essere più libere, più disponibili. E poi vediamo se avete delle richieste, così chiedete, scrivete qualche parte, scrivete a Alfred, mi piacerebbe imparare questo o quest'altro. Tanto noi sappiamo tutto, non c'è problema. Possiamo essere qualsiasi cosa. No, infatti, infatti, no, è tutto molto interessante, non saprei neanche che applicazione scegliere perché il Book Creator è bellissimo, però Molto. devo imparare ad usare meglio il post, l'Adobe Post che non ho ancora, cioè non ho ancora molta dimestichezza, faccio delle cose banali e quindi non devo proprio metterci un po' più di creatività e forse è bello anche quello, eh. Ma mi sono fissata col creatore, mi sa che mi sta fregando. Potrei farvi un webinar, un mini webinar molto interessante. Su come vivere insieme ai creativi nei loro social, vivere con loro, guardare i loro prodotti, comunicare con loro. Vi sarebbe una cosa del genere. È una figata che nessuno fa e nessuno sa neanche come si fa. Vai, Ma buttala, buttala sul web, buttala lì. è un monte di ispirazione incredibile, quella qua. Magari propongo, vediamo. Bello. Allora, Bello. care le mie, potete andarvi a fare un'anna tranquillamente da qualche parte, Prima senza che tappa. nessun pappa, canna e super alcolici. E via giù nel sapello, va bene? Va bene. Grazie. Ok. Grazie Ok. mille. Grazie a voi, è stata una serata molto Grazie. simpatica. Ciao. Ciao, Ciao ciao, ciao, ragazze, ciao. ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.